In scena il 13 maggio la compagnia Insieme per Caso con Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta, regia di Francesco Genovese. Al Festival del Teatro Amatoriale la compagnia Insieme per Caso con il regista Francesco Genovese. Parliamo proprio di questo spettacolo con il regista che è anche attore. Buonasera. Buonasera. Niente, questa è la seconda volta che partecipiamo a questa rassegna. La prima volta abbiamo partecipato per caso, cioè siamo insieme per caso, e abbiamo vinto. Adesso partecipiamo per divertirci, per vedere un po' quell'adrenalina, diciamo, che abbiamo già dentro, diciamo. Va. Ovviamente il successo di uno spettacolo sta sempre nella sinergia di persone che lavorano insieme. Accanto a lei vedo delle persone. Sono degli amici, noi siamo prima un gruppo di amici e poi ci dedichiamo al teatro. Ma sono attori, come si chiamano? Allora, Angela Di Pirno. Ciao Angela. Buonasera. Ciao. Angela, parliamo un po' dello spettacolo e soprattutto del protagonista dello spettacolo, che è Felice Sciosciamucca. Chi è questo protagonista? Ce l'ha praticamente alla sua... Ma voglio il suo punto di vista. Felice è un personaggio secondo me stupendo, perché è un personaggio che cerca nella quotidianità difficile dell'epoca in tutti i modi di riuscire a tirare pratiche vita, a sopravvivere, e quindi e qui è visto come un personaggio un po' ironico, però è molto molto profondo anche nel rapporto che poi hai, quindi le difficoltà familiari, di lavoro, il rapporto con il figliolo, insomma è molto divertente. E da un'attrice noi passiamo a un attore, Giuseppe Garofalo. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Giuseppe, in questo racconto, in questa storia, in questa commedia si parla di un amore che è ostacolato. Sì, è ostacolato, la Gemma in effetti è la figlia di un, diciamo che lui si è auto definito come diciamo, eccellenza, si è dato un nobile che non gli appartiene, perché ecco la famosa cosa dei soldi, i soldi fanno venire, allora chi ha soldi ha più potere. In questo caso Gaetano Semolone è la persona. E noi dobbiamo fare, in accordo con diciamo, il fidanzato di Gemma, diciamo, dobbiamo pigliarlo in giro, trovare un sotterfugio per far fidanzare, se no altrimenti, perché essendo lui diventato nobile, vuole che anche la figlia diventi nobile, quindi sposi un nobile reale. Cioè, diciamo, Miseria e Nobiltà gira un poco attorno all'amore di questi due ragazzi, cioè di Gemma e di Eugenio. Tutto si forma attorno a questa, diciamo, a questa coppia, a questo amore che sono loro due in un certo senso. Quindi l'amore, diciamo, è protagonista di questa commedia. Quindi se dovessimo racchiudere in una parola chiave appunto questa commedia, Insieme per Caso, la racchiuderemo nella parola amore. Ah sì, sì. Diamo l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori. Allora, noi una serata l'abbiamo il 13 maggio alle 20:30 al Teatro Totò. La compagnia si chiama? Insieme per Caso. Dal Teatro Acacia di Napoli termina qui un'altra puntata di Eventi in Anteprima TV. Potete seguire tutte le nostre puntate su anteprimatv.com. Noi naturalmente vi aspettiamo puntuali la prossima puntata, non mancate.